Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Innanzitutto vi chiedo scusa se sentirete dei rumori, ma sotto stanno facendo i lavori e purtroppo è l'unico momento in cui posso registrare perché poi ho i corsi in università. Mi piace molto però l'atmosfera che ho creato, quindi mi sembra esattamente l'atmosfera corretta per andarvi a parlare di un altro personaggio del folklore popolare slavo, ucraino, ma non soltanto slavo in generale, ovvero la Rusalka, al plurale Rusalki. Sono delle figure molto particolari, di solito nei racconti, perlomeno quelli che ho letto io, non vengono mai descritte bene, ci sono sempre questi accenni però a questa presenza costante. E innanzitutto vado a descrivervelo un po' fisicamente. Allora, le Rusalki sono queste giovani donne di bellissimo aspetto, con dei capelli lunghi e degli occhi verdi generalmente. Possono avere delle vesti bianche oppure essere nude, ma sono comunque sempre donne molto molto attraenti, con spesso dei fiori intrecciati ai capelli. Questo perché possono essere in un certo senso legate alle nostre ninfe della cultura occidentale. Infatti vivono sempre vicino all'acqua, può essere in uno stagno, in un fiume. Generalmente, da come me lo immagino io e da quello che ho sempre letto, sono sempre abbastanza ristrette. Vivono in acque comunque ristrette, circoscritte, non vivono in laghi giganteschi, ma più in stagni o comunque in fiumiciattoli, in torrenti. Queste creature comunque possono anche essere descritte come amazzoni oppure come donne metà, appunto, donne e metà pesci, quindi molto simili anche alle nostre sirene, ma nonostante questo estremamente belle. Noi sappiamo che in realtà la sirena mitologica ha una voce fantastica, ma poi di aspetto è estremamente brutta e fa spavento. Invece queste donne erano bellissime. Sono associati spesso alla primavera, comunque alla fecondità della donna, alla pesca, alla riuscita di una grande pesca, ma spesso e volentieri sono anche associate alla morte. Infatti le Rusalki non sono esattamente delle figure benefiche. Generalmente nei racconti non aiutano mai il nostro eroe, anzi tendono a farlo cadere in tentazione proprio per la loro bellezza. Sempre legato a questo aspetto della morte, quindi che loro portano alla morte, spesso le Rusalki sono anche rappresentate come figure cadaveriche, sempre molto belle, ma che si presentano di notte molto pallide, molto simili a un fantastico cadavere. È un po' macabra come cosa da dire, ma è così. Essendo delle divinità minori dell'acqua, si possono comparare alle nostre ninfe della mitologia greca. Inoltre c'è una settimana che si chiama, o almeno adesso forse non viene più celebrata, però una volta veniva celebrata, la settimana delle Rusalki, che è all'inizio di maggio se non erro, quando appunto queste Rusalki uscivano dall'acqua per danzare o riposarsi sui rami del platano. Il platano è il loro albero sacro, perché altrimenti durante tutto l'anno escono soltanto di notte per danzare al chiarore della luna. Inoltre, durante questa settimana, gli uomini potevano riposarsi dal lavoro e fare il bagno in questi stagni o in questi fiumi, ma le Rusalki erano anche capaci di punire le donne che non rispettavano questa loro settimana di pausa. Per quanto riguarda invece le Rusalki viste come demoni dei fiumi, perché ovviamente hanno diverse sfaccettature essendo una figura mitologica, queste donne, appunto sempre legate a quello che vi dicevo prima, un po' alla tematica della morte, con il loro canto e la loro bellezza richiamavano gli uomini, li attiravano e cercavano di portarli con sé nei fiumi. Scusate per il martellamento. Comunque, dicevo, tendevano a portarli nei fiumi per affogarli, quindi molto molto simili alle figure delle sirene in questo caso, o anche a una creatura di indole malvagia che si chiama Jenny Dentiverdi. Se non sapete chi sia, fatemelo sapere.
Inoltre erano anche molto simili alle banshee irlandesi per alcuni aspetti, cioè della mitologia irlandese, perché queste, come le rusalki, con il loro riso potevano addirittura uccidere un uomo. Altro aspetto che io ho ritrovato nei libri che ho letto, generalmente io li ho ritrovati molto nei libri di Gogol, proprio perché lui si occupa di folklore slavo-ucraino. E le rusalki di solito erano le anime di giovani donne che venivano uccise nei pressi dei fiumi o appunto di questi laghi, laghetti, comunque vicino all'acqua, o dagli amanti oppure dalle madri, perché succedeva anche questo. Insomma, erano queste due tipologie di morte che portavano una giovane donna a diventare rusalka. E potevano, diciamo, tornare ad infestare la casa o comunque a portare tormento a questa persona che le aveva uccise, quindi diventando poi a tutti gli effetti una rusalka, oppure se la loro morte veniva vendicata da qualcun altro, potevano anche andare in pace e non infestare più queste persone o queste abitazioni. Altre volte invece per diventare una rusalka semplicemente non c'era bisogno di essere uccisa, ma spesso delle giovani donne durante la notte incontravano dei cortei di queste figure e diciamo venivano attirate, venivano tirate in mezzo un po' come se fosse una cosa fatata e diventavano delle rusalki. E questo era sicuro, la donna non spariva, diciamo la prova del fatto che fosse diventata una rusalka era che la mattina dopo, sulla porta di casa dove abitava, veniva lasciata una ghirlanda di fiori e questa era appunto la prova che la donna fosse diventata una rusalka. Allora, io spero veramente, nonostante questi rumori, che questo video vi sia piaciuto perché per me sono delle figure veramente molto affascinanti, hanno tantissime sfaccettature di ninfe. Di demoni o di anime perdute, diciamo. Fatemi sapere se volete qualche personaggio in particolare, anche del folklore norreno, perché mi informerò meglio. Queste sono cose che ho un pochettino più studiate, il folklore norreno no, però sarei comunque contenta di farvelo. Se volete supportare il canale, lasciate un pollice in su e iscrivetevi, mentre se volete supportarlo in modo attivo c'è un link che potete andare a consultare. Come sempre vi lascio le mie pagine Instagram nell'info box e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!